Ancora una volta bentornato a questo video tutorial sul Navident. Sono Luca Casalena, sono il responsabile della Claronav per quanto riguarda il Sud Europa. Ti do il benvenuto a questo video dove affronteremo il tema della pianificazione implantare. Specificatamente vedremo come fare a realizzare un setup virtuale inserendo dei denti virtuali, andremo a identificare la forma degli impianti che andremo a pianificare per poi andare a scegliere la lunghezza e il diametro dell'impianto direttamente sulle immagini della CUBIM. E con questo termineremo questo quarto video. Vediamo allora subito come facciamo ad aggiungere i denti virtuali. Quando clicchiamo su Add Crown compare l'informazione dell'arcata, quindi abbiamo la possibilità di identificare la corona che vogliamo pianificare, in questo caso la 35, quindi siamo sul lato sinistro, e andiamo a posizionare la corona in questo modo. Nel momento stesso che noi abbiamo posizionato la corona sulla Panorex, come vedete questa corona compare anche nelle immagini tridimensionali, ma anche nelle immagini bidimensionali, e qui abbiamo la possibilità di poter gestire questa corona attraverso queste maniglie. Vedete qui questi cerchi tratteggiati, se io mi posiziono con il cursore diventano dei quadrati che mi permettono, se io clicco col tasto sinistro del mouse, di poter spostare questa parte che è la parte linguale, tenendo ferma la parte invece boccale. Allo stesso modo, lavorando invece sull'immagine coronale, ho la possibilità, posizionandomi su questi quadrati, di renderli pieni, e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse ho la possibilità di accorciare o allungare la corona, così come ho la possibilità di restringere o di allargare la corona. E se io posiziono il cursore al centro della corona tenendolo premuto, vedete che io ho la possibilità di spostare direttamente tutta la corona, e questo posso farlo anche secondo l'immagine sagittale, e quindi poi andare a visualizzare sull'immagine 3D il lavoro della corona che io ho in qualche modo realizzato. Se io voglio aggiungere un'altra corona, non farò altro che in questo caso aggiungere il 36, quindi cliccherò sul 36, lui mi posizionerà ancora una volta direttamente sulla Panorex, mettendomi in condizione di posizionarmi con la mia corona direttamente sull'immagine Panorex. Lasciando il tasto sinistro mi ritroverò con queste immagini, ancora una volta le immagini tridimensionali e le tre immagini assiali, coronali e sagittali. Ho la possibilità di spostare la mia corona in modo che sia il più possibile allineato con le immagini che ho, in questo caso l'immagine assiale. Qui ho anche la possibilità di andare a restringere la mia corona andando ancora una volta a proporzionarla rispetto alla posizione anatomica che io andrò a occupare. Quando sono soddisfatto di questo tipo di operazione, passo direttamente alla scelta dell'impianto. Voi sapete che il Navident non ha una libreria di impianti, perché permette una chirurgia senza dima chirurgica, quindi non ho necessità di utilizzare un kit chirurgico dedicato, per cui non ho necessità di andare a identificare un impianto specifico se non per la sua forma. Ho infatti quattro forme, due cilindriche e due coniche, dove in questo caso l'impianto cilindrico ha un apice piatto oppure a punta, e l'impianto in questo caso conico è tronco conico con un apice a punta, o tronco conico con un apice invece piatto. In base alla metodica che io vado a utilizzare, come scelgo per esempio una forma specifica. A quel punto mi posiziono su questo
pulsante, quindi Add Implant, che mi riporterà sull'immagine della Panorex. A questo punto mi posiziono l'impianto direttamente sulla Panorex. Come vedete, l'impianto, nel momento stesso che io lo posiziono sulla Panorex, mi si posiziona automaticamente sulle altre immagini. Vedete, io ho l'immagine dell'impianto che in qualche modo posso andare appunto a visualizzare direttamente sul 3D, e ho la possibilità di andare a visualizzare l'impianto anche direttamente sulle immagini appunto bidimensionali. In questo caso vedete, io ho l'immagine assiale, una posizione di impianto a livello appunto esterno, quindi io lo posso, quindi troppo vestibolare da questo punto di vista, posso andarlo a posizionare in modo da renderlo in una posizione più al centro tra le due carte corticali. Così come in questo caso ho la posizione dell'impianto in posizione più parallela rispetto alla radice del dente adiacente e con una distanza superiore rispetto al nervo. Vi ricordo, e poi vedremo, che le distanze rispetto al nervo sono di 2 mm, le distanze di sicurezza impostate dal software, di 3 mm per quanto riguarda la circonferenza di un impianto rispetto a un altro. Entrambe questi dati possono essere modificati direttamente dal clinico. Mi posiziono a questo punto sul dato sagittale, e quindi ancora una volta vado a posizionarmi. Vedete, quando tocco la corona mi si trasforma in verde, e la vedo direttamente anche come dato tridimensionale, e quindi magari in questo caso posso cercare di posizionare la mia corona in modo da prevedere un'emergenza più al centro del dente, e quindi in questo caso posso andare a posizionare il mio impianto seguendo questa modalità. Quando ho posizionato l'impianto, vedete che compare in apice il diametro e la lunghezza dell'impianto che ho posizionato, così come mi compare in apice anche nelle altre immagini bidimensionali. Queste immagini possono essere modificate. Io posizionandomi con il cursore sul quadrato che diventa pieno, e tenendo il cursore sinistro, tasto sinistro del mouse cliccato, ho la possibilità, vedete, di allungare il mio impianto, chiaramente fino a un certo limite, perché se supero il limite di 2 mm dal nervo, il software mi dà appunto un'allerta, l'impianto si colora di rosso e mi compare la scritta appunto che l'impianto è troppo vicino al nervo mandibolare, quindi devo mantenermi secondo appunto quel criterio di 2 mm dal nervo. In questo caso quindi posso scegliere eventualmente di posizionarmi a 11 mm. La stessa cosa posso fare con il diametro, in questo caso è 4 mm, ma io posso aumentare il diametro, vedete, nelle due direzioni, nella direzione vestibolare e nella direzione appunto linguale, e quindi scegliere per esempio un diametro di 4,5. Chiaramente sulla base dell'impianto che io conto di andare a pianificare. Quindi in questo caso appunto abbiamo posizionato i nostri due impianti. Da un punto di vista di impianti, noi vediamo che possiamo a questo punto aggiungere il nostro secondo impianto, e lo andiamo a posizionare ancora una volta sulla Panorex. In questo caso il volume osseo è inferiore rispetto al 35, per cui dobbiamo andare a lavorare in modo da rendere il posizionamento di questo impianto più possibile rispetto
rispetto all'anatomia del paziente. Quindi in questo caso potremmo trovarci nella necessità di spostarci, come vedete, attraverso una riduzione del diametro. In questo caso possiamo portarci a 10 mm, non più a 11, magari andando a posizionare verso il basso l'impianto, e quindi a questo punto, ecco, possiamo decidere di posizionarlo in questa modalità. Noi abbiamo, nel momento stesso che abbiamo inserito questo secondo impianto, le due informazioni che sono la distanza rispetto all'impianto adiacente, che è di 3,7 mm, e l'angolo rispetto all'impianto adiacente, che è di 0 gradi. Quindi in questo caso abbiamo due impianti paralleli. Quando appunto abbiamo in qualche modo definito una posizione come per noi ottimale, abbiamo concluso la parte di pianificazione degli impianti, e in questo modo abbiamo concluso anche il quarto video sull'inserimento delle corone virtuali e l'inserimento degli impianti. Grazie per la tua attenzione.